Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Eccoci qua, pronti con il top del beauty per quello che è stato 2021. Pazzesco, già finito quest'anno, un anno per me veramente speciale perché è nata la mia bimba e proprio all'inizio del 2021, il 7 gennaio, ho scoperto di essere incinta. E quindi tutto l'anno alla fine è stato praticamente speciale perché appunto ho scoperto di essere incinta i primissimi giorni. Gennaio ha portato avanti la gravidanza fino praticamente fino al 2 settembre, poi il 2 settembre è nata la mia bimba e quindi tutto quest'anno è stata sempre lei il centro del mio mondo. Ma nonostante questo sono riuscita comunque a dedicarmi al beauty, che è una delle mie più grandi passioni. So che magari per qualcuno può essere una stupidaggine anche vedere magari che io compro tantissimi prodotti, eccetera, però io trovo giusto che una persona comunque, una donna, oltre ai propri doveri di mamma, prenda del tempo, per se stessa, per la cura di se stessa soprattutto. E quindi è ovvio che non ho più il tempo come prima di prendermi cura di me stessa, però non rinuncio mai, sia la mattina che alla sera. Anche a solo quei 10 minuti per me stessa, 10-15 minuti per struccarmi, prendermi cura del viso, appena mi è possibile, con mio marito, con i miei genitori, potermi fare una bella doccia, lunga, calda, magari stare anche appunto mezz'ora sotto la doccia, è importante per me. Mi fa sentire, mi fa ricaricare, mi fa sentire molto più calma, più rilassata. E poi nell'occuparmi della mia piccola, perché comunque ho preso del tempo anche per me stessa e sto bene con me stessa, quindi posso trasmettere questa sensazione anche a lei. Mi dispiace magari per le mamme che magari fanno fatica a ritagliarsi del tempo, io mi ritengo molto molto fortunata. Quindi, tralasciando il fatto che il top del 2021 ovviamente è stata la mia piccola Viola, e per quanto riguarda il beauty invece, cominciamo subito. Prima di cominciare questo video, comunque vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale qui sotto per non perdere tutti i prossimi video e di lasciare un bel like a questo video se vi è piaciuto. Mi raccomando, ricordatevi di lasciarmi un commento con quelli che sono stati i prodotti o il prodotto per voi top in assoluto del 2021, anche per quanto riguarda il make-up, perché c'è stato veramente molto poco make-up, perché quando è nata la mia bimba ho fatto fatica a truccarmi, le neomamme mi capiranno. E prima, durante tutta l'estate, faceva un caldo disumano, mi sono sempre truccata pochissimo e la scorsa primavera c'era stato comunque il lockdown, si usciva poco, insomma, quindi il trucco è stato molto molto poco. Speriamo dal 2022 di darci un po' più da fare per quanto riguarda il trucco. Quindi, per farla breve, mi raccomando, scrivetemi qui sotto qualsiasi genere tra beauty e makeup, quello che è stato il vostro top del 2021. Quindi, cominciamo subito, cominciamo con i prodotti per il corpo. Partiamo con due prodotti di un brand che mi è piaciuto tantissimo, di cui devo ancora fare il video dedicato, che non è assolutamente un video sponsorizzato, ma questi prodotti, questo brand mi è piaciuto tantissimo e man mano che provo i prodotti mi piace sempre di più, quindi non posso che parlarvene bene. Si tratta del brand Barnengen e tra i miei due prodotti top dell'anno ci sono ben due doccia schiuma. Uno è l'Oil Intense Shower Cream, quindi una crema detergente da doccia, che mi è piaciuta soprattutto durante lo scorso inverno-primavera, quindi i primi mesi dell'anno. Un prodotto cremoso, morbido, coccoloso, con una deliziosa profumazione alla rosa che a me è piaciuto tantissimo. Non sempre i prodotti al profumo di rosa mi piacciono, a volte trovo quegli odori che ricordano un po' il cimitero, e invece questo è un profumo di rosa veramente delicatissimo, mi piace da matti, così come appunto mi è piaciuta questa doccia crema perché appunto mi lasciava la pelle morbida, setosa, coccolata, era una crema appunto, quindi andava a detergere ma con estrema delicatezza, buono, 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 veramente l'ho adorato.
Tra l'altro, sempre riguardo la profumazione, io lo scorso appunto inverno-primavera ero incinta, non sopportavo praticamente nessun odore, ma questo non mi ha annoiato, quindi magari se c'è qualche donna in gravidanza che è interessata, non era una profumazione troppo fastidiosa. Altro prodotto di Barn Engelm che ho adorato, questo più durante la primavera e estate, è stato il Berry Boost Shower and Bath Gel. Questo qua che è un gel dalla colorazione rossa, rosata, diciamo, meraviglioso, un doccia gel a base di mirtilli con un profumo veramente meraviglioso. Mi è piaciuto tanto, un profumo fruttato, fresco, delizioso da utilizzare, soprattutto appunto quando comincia a fare più caldino, veramente meraviglioso. Il gel detergeva benissimo, faceva una bellissima schiuma, vi andava a lavare benissimo e vi lasciava questa buona profumazione di mirtilli sul corpo che ho veramente adorato. Anche questo veramente è un prodotto ottimo di Barn Engelm, come tutti quelli che ho provato. Altro bagno doccia adoratissimo, questo più durante lo scorso questo autunno, è stato il bagno doccia di Bottega Verde, questo qua. Con estratti di camelia, arancia e carota, energizzante. Pensavo fosse più un doccia schiuma estivo, e lo è, nel senso che è abbastanza una profumazione fresca, però in realtà andava benissimo anche durante il periodo autunnale, perché comunque la profumazione è abbastanza calda da essere piacevole da utilizzare durante l'autunno. Io l'ho adorato, veramente mi è dispiaciuto proprio finirlo. Io quando un prodotto veramente lo adoro, tendo a cominciare a utilizzarne poco alla volta perché ho paura che finisca, mi dispiace che finisca. E questo veramente, il profumo è meraviglioso, veramente uno dei più buoni profumi che io abbia mai provato. Adoro i docce schiuma di Bottega Verde, li prendo sicuramente quando sono in offerta, fanno sempre le offerte tra sito e negozio, quindi insomma vi consiglio di dare un'occhiata. Hanno sempre tutti dei buonissimi profumi, a me piacciono tutti, mi piace la consistenza, è un gel molto cremoso che fa una bellissima schiuma, non va a seccare la pelle, li adoro, ma con questa profumazione qua è stato proprio il top, mi è piaciuto tantissimo e non posso che consigliarvelo. Non so se ricorderete, un altro doccia crema che mi è piaciuto lo scorso inverno, primavera, è stato questo di Hildegard Bräuchmann, un brand tedesco che ho acquistato al Müller l'anno scorso. Questa doccia crema alla arancia e mandorla ed è meraviglioso. Un profumo di arancia spettacolare, sembra praticamente una spremuta all'arancia, veramente un profumo speciale, meraviglioso. Se come me adorate i profumi agrumati, soprattutto quelli all'arancia. La crema era morbidissima, vi andava a lavare molto bene la pelle del corpo, però era proprio morbida, vi lasciava la pelle bella setosa. Buonissimo, buonissimo, proprio con questo profumo, mamma mia, di arancia, non l'avrei mai voluto finire. Adesso chissà quando riesco a tornare appunto al Müller in Austria e vedremo, insomma, sicuramente è un prodotto che posso pensare di riacquistare. Poi, proseguendo sempre con il corpo, scrub, ho adorato due scrub. Uno è questo di Equilibra, io adoro quello nella versione verde e quest'anno ho provato questo qua nuovo, mi è piaciuto un sacco, ed è lo scrub salino tonificante energizzante. Qua dice con sali marini, cristallini, centella, ipocastano ed edera. Con olio essenziale di arancia e mentolo, meraviglioso, utilizzato soprattutto durante l'estate, ottimo come tutti gli scrub, come il classico scrub di Equilibra, sempre buono, vi scrubba benissimo la pelle, ha il film oleoso, quindi vi lascia comunque la pelle nutrita, oltre che ben levigata. Io li adoro, in più con questa profumazione di arancia, mi è piaciuto da matti. Veramente buonissimo, un prodotto che ho stra adorato e che non posso che consigliarvelo, si trova in grande distribuzione, piccolo prezzo, ottimo. Così come ho adorato il Geomar Thalasso Scrub Purificante, questo scrub nero, bellissimo anche da vedersi, e mi è piaciuto tanto, questo era con carbone e tè matcha, sale di Epsom e olio di Moringa, andava a fare anche qua, come tutti gli scrub di Geomar, appunto uno scrub bello intenso, un'azione bella levigante, però senza andare a
irritarvi la pelle, andarvela a seccare, perché appunto contenendo questi olietti vi lasciava comunque la pelle morbidissima. Buono, buono, buonissimo, anche questo grande distribuzione, mi è piaciuto un sacco. La Binata di profumazione di carbone e tè matcha è uno dei profumi più buoni che abbia mai sentito in uno scrub, perché non è il solito profumo dolce oppure profumo fruttato oppure il profumo da spa. È diverso da tutti gli altri, mi è piaciuto tanto. È un profumo quasi maschile, se vogliamo, con il carbone, però veramente l'ho adorato, veramente meraviglioso. Se non avete mai avuto occasione di provarlo, io ve lo consiglio. Altro grandissimo amore, due oli dei provenzali che ho utilizzato durante l'estate. Questo, l'olio di mandorle dolce e il profumo di tè verde, uno degli oli migliori mai provati. Per quanto riguarda soprattutto il profumo, questo profumo di tè verde è qualcosa di favoloso. Io in generale amo il profumo del tè verde. Ho diversi prodotti tra quelli che vi mostro e che vi mostrerò il tè verde, ma per me è proprio è veramente buonissimo. Tra l'altro, l'azione dell'olio di mandorle, come sempre, era ottima. Questo l'ho utilizzato soprattutto per andare a elasticizzare la pelle del corpo durante la gravidanza, mi ha aiutato tantissimo. Io non ho avuto neanche mezza spagliatura sulla pancia, grazie a tutti gli oli comunque che ho utilizzato, non solo questo. Qua dice un trattamento per viso e corpo, io ovviamente l'ho provato solo sul corpo, però come azione elasticizzante, in generale, ma se siete anche in gravidanza, è favoloso. E idem per quanto riguarda questo. Sempre i provenzali, olio di mandorle dolci, questo era il profumo di Viola, ovviamente non potevo non prenderlo. Mi è piaciuto veramente tanto, sa proprio di un profumo di un campo pieno di fiorellini, veramente delizioso. E anche qua olio di mandorle dolci, fantastico, super elasticizzante, anche questo mi ha aiutato tantissimo col pancione quest'estate, l'ho adorato. Ultimi due prodotti per il corpo, uno è sempre il Barnengen Oil Intense Body Balm, questo balsamo per il corpo che è più una crema che un balsamo, una bellissima azione idratante per il corpo, mi è piaciuto tanto, io ho una pelle secca che durante l'inverno diventa molto molto secca, questo mi ha aiutato tantissimo, mi lasciava la pelle bella morbida, ma senza essere eccessivamente pesante o oleoso, proprio andava ben a idratare bene la pelle. Anche qua profumino di rosa delizioso, cioè anche qua l'ho finito ormai, credo di averlo finito a gennaio-febbraio e comunque si sente ancora un meraviglioso profumo di rosa, nonostante vedo che ho anche lavato il contenitore e comunque il profumo di rosa è favoloso, si sente tantissimo. Ottimo punto, ottimo prodotto per pelli secche, ve lo consiglio, ripeto, farò un video sui prodotti Barnengen. Altro prodotto adorato in gravidanza è stato l'olio gel elasticizzante di Delidea, questo con frutto del dragone e mangostano, buonissimo, adorato durante la gravidanza, questo proprio me lo spalmavo alla grande sulla pancia e ripeto, forse questo più di tutti i prodotti che ho utilizzato mi ha aiutato tantissimo a mantenere la pelle super morbida e rassodata. E a non avere smagliature, probabilmente madre natura ha aiutato, ma con tutto quello che ho mi sono massaggiata durante la gravidanza, vi assicuro non ho neanche mezza smagliatura. Il profumo è fresco, fruttato, mi piace tantissimo da utilizzare soprattutto durante l'estate. L'ho adorato a un piccolo prezzo, dell'idea è rivenduto da Tigotà. Se ne avete l'occasione, se siete in gravidanza, se volete rassodare il corpo, veramente non posso che consigliarvelo. Due prodotti per quanto riguarda i capelli. Questo è di Equilibra ed è lo shampoo purificante al tè verde. Ecco che torna il tè verde, mio grandissimo amore, soprattutto per quanto riguarda l'estate. Ho adorato questo shampoo, ve ne ho parlato in lungo e in largo. Il profumo di tè verde è spaziale, fresco, piacevole. Veramente una grandissima, una meraviglia. Questo è uno shampoo ottimo per chi ha capelli grassi o comunque acute e tendente a ingrassarsi. Questo veramente mi ha lasciato i capelli belli, puliti, purificati, senza andare assolutamente a seccarmi la cute, senza farmi quell'effetto di prurito, sensazione di capelli tipo lavati col sapone per i piatti. Veramente un ottimo, ottimo shampoo. L'ho adorato.
l'ho consigliato anche a mia mamma, lei lavora in cucina e ovviamente ha i capelli che tendono quindi ad assorbire tutti gli odori di cibo e con questo veramente le rimaneva un buon profumo nei capelli anche per qualche giorno, quindi anche per questo, in questo caso ve lo posso consigliare. Qua dice appunto da capelli normali a grassi, ripeto appunto non andava assolutamente a sgrassare la cute e buonissimo, veramente buonissimo. Maschera per capelli, Bioficina Toscana, questa qua, il centrifugato, maschera capelli centrifugato, questa qui, rinforzante con pomodoro e carota bio toscani, una buonissima, buonissima maschera per capelli, mi lasciava i capelli belli, morbidi, anche più luminosi e aveva questo profumino di frutta, no, io non ci sento né pomodoro né carota, sento un buonissimo profumo fruttato, piacevolissimo. Delizioso, dolcino, mamma mia, veramente una meraviglia. Rimaneva sui capelli a lungo e appunto mi lasciava i capelli veramente splendenti, senza assolutamente essere una maschera pesante. Buono, 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 mi è piaciuto tanto. Qua dice effetto rinforzante, l'effetto rinforzante più di tanto non saprei dirvi, però veramente è una delle maschere migliori mai provate. Gran finale, terminiamo con i prodotti per il viso. Terminato durante quest'anno, ma è un prodotto che conoscevo già da diversi anni, questo di Pharmacy, il Green Clean, un balsamo struccante, uno dei migliori balsami struccanti, se non il migliore, mai provato in assoluto. Un balsamo bello untuoso, burroso, che andava scaldato sulle mani, col calore si scioglieva, andava a struccare benissimo qualsiasi tipo di trucco, anche waterproof, anche un mascara bello intenso, gli occhi, labbra, make-up sul viso, struccava la qualunque e il tutto condito con un buonissimo profumo balsamico da spa. È un prodotto che contiene la moringa, aveva questa profumazione, mamma mia, veramente pazzesca, l'ho adorato. Questo è un prodotto che ci ho messo un po' a finirlo perché proprio mi piaceva da matti e lo usavo poco alla volta ed è un prodotto che sicuramente tornerò a riacquistare. Io all'epoca l'avevo acquistato quando era rivenduto ancora da Sephora. Non so se il Pharmacy sia ancora su, ci sia ancora da Sephora. Nel caso comunque online si trova tranquillamente. Buonissimo e consigliatissimo. Come detergente non posso che nominarmi un altro grande amore, che è sempre un vecchio amore, che è questo, ma è ottimo. Oskia Renaissance Cleansing Gel, uno dei gel detergenti migliori al mondo per quanto riguarda i gel per il viso. È un gel illuminante a base di vitamine, con vitamina A, C, E, omega 6, enzimi di zucca, quindi in azione anche esfoliante, camomilla e rosa, quindi delicatissimo, veramente meraviglioso, un gel quasi un po' oleoso, che anche questo va massaggiato sulla pelle e ha un effetto quasi appunto di burro sulla pelle, che vi fa un effetto massaggio rilassante sul viso, che è uno spettacolo. In più appunto vi lascia la pelle bella luminosa, è delicatissimo, non è assolutamente un prodotto che va a irritare, contiene gli enzimi di zucca, ma proprio è una cosa delicatissima, profumo delizioso. Io questo l'avevo acquistato su Cal Beauty, ma so che si trova anche su Look Fantastic tranquillamente. Non posso che consigliarvelo. So che c'è anche la sua maschera che vorrei provare. Comunque, questo è un gel detergente, non per niente famosissimo. Altro detergente viso che ho adorato quest'anno è questo di CeraVe ed è la schiuma detergente per pelli miste e grasse. Uno dei migliori detergenti per il viso, per pelli miste e grasse, mai provato. È un gel che andava massaggiato con un po' d'acqua, faceva una bellissima schiuma, massaggiato sul viso, andava a eliminare qualsiasi traccia di trucco, sebo, sporcizia dal viso, veramente in totale delicatezza, non contiene profumi, motivo per cui mi è piaciuto un sacco. Contiene tre ceramidi essenziali, niacinamide e acido ialuronico, quindi non è assolutamente un gel che andava a seccarvi la pelle, anzi, ve la lasciava bella morbida. Non sopporto quei gel detergenti, pensati sì per pelli miste grasse, ma che vanno a sgrassarvi anche l'anima. Il detergente rimuove l'eccesso di sebo nel rispetto della barriera protettiva della pelle del viso, proprio esatto, cioè proprio questa è la descrizione perfetta di questo prodotto. Consigliatissimo, i prodotti di CeraVe sono rivenduti in farmacia, si trovano tranquillamente anche online. E tutto quello che ho provato veramente mi è piaciuto tantissimo. Tra l'altro, sono prodotti con piccolissimo prezzo.
E ultimo detergente preferitissimo per quanto riguarda 2021 è stata sicuramente la mousse di Nuxe, quella della linea Very Rose, buonissima, una mousse veramente soffice e coccolosa, piacevolissima, con questo buonissimo profumo di rosa che mi è piaciuto veramente un sacco. Ho adorato anche la sua mist, che adesso penso di averla terminata, quindi credo che sia nei prodotti terminati. Veramente una delle migliori mousse mai provate a livello di morbidezza, di delicatezza e di buon profumo. Veramente ottima. Poi con questo bellissimo dosatore, proprio la mousse non andava assolutamente a smontarsi, rimaneva bella soffice durante anche tutto il massaggio del viso. Veramente piacevolissima, non posso che consigliarvela. Piaciuto tantissimo questo tonico vitalizzante, che forse era rivitalizzante. Alle bacche di goji e cisto rosso, azione antietà di Anima Bio, che ho trovato da Cadis, a cui non avrei dato un centesimo. Invece è uno dei tonici che mi è piaciuto veramente tanto. Delicato, piacevole, andava a fare un effetto luminosità sul viso, mi andava subito a riequilibrare la pelle dopo il detergente. Buono, buono, veramente buono. È un prodotto che appunto a cui non avrei dato veramente un centesimo, invece mi è piaciuto veramente un sacco. E adorata la Luxe Watermelon Hydra Mist, questa di Eterea, al profumo di watermelon, appunto, una mist multivitaminica effetto retinositas, vero? Proprio questa andava a fare un bellissimo effetto luminosità al viso con questo buonissimo profumo, mi è piaciuto un sacco. L'ho terminata durante l'estate, quindi proprio mi ricorda gli ultimissimi mesi della gravidanza in cui col caldo che c'era a stento veramente mi mettevo qualcosa sul viso, se non che non fosse magari una spruzzata di questa mist, veramente deliziosa. Ho provato pochi prodotti di Eterea, comunque questo sicuramente è un prodotto favoloso, non a caso questa linea è sempre molto ben recensita, ve la consiglio. Adorato questo siero viso di Now Bay della linea Detox, questo qua, acquistato da Tigotà, buonissimo, un ottimo siero viso, soprattutto per pelli miste grasse. Io questa era l'unica cosa che riuscivo a mettere durante l'estate quando faceva troppo caldo, un siero veramente leggerissimo ma ottimo, vi andava comunque a lasciare la pelle ben idratata e bella luminosa. Conteneva resina di sangue di drago, violetta, alga rossa marina, mirtilli e acido ialuronico. Veramente delizioso, veramente un ottimo siero idratante, soprattutto appunto per pelli grasse, pelli miste grasse, da utilizzare durante l'estate. Veramente favoloso, vi andava a lasciare la pelle bella, idratata, polposa, luminosa. Veramente mi è piaciuto un sacco. E come tutti i prodotti di Now Bay, un piccolissimo prezzo. E Garnier siero alla vitamina C e niacinamide. Adorato questo siero viso, mi sta piacendo tantissimo, mi lascia la pelle bella luminosa, contiene appunto vitamina C al 3,5%, niacinamide e acido salicilico, quindi è ottimo anche per andare a ridurre imperfezioni e migliorare l'aspetto della pelle e renderla più luminosa. Veramente buonissimo, un piccolissimo prezzo, si trova al momento mi pare solo su Amazon e su Lookfantastic, non l'ho visto ancora reperibile in negozio, però veramente uno dei sieri migliori che abbia provato negli ultimi tempi. Garnier come brand da grande distribuzione è il mio preferito e questo siero viso veramente mi è piaciuto un casino, mi sta piacendo un casino perché lo sto ancora utilizzando, non posso che consigliarvelo. Termino infine con due mascherine. Queste qua ho le custodie, diciamo, queste sono mascherine di Ardarats, brand che ho scoperto su Amazon. Vi lascio linkato qui sopra il video sui prodotti top di Amazon acquistati negli ultimi tempi, ne uscirà anche un altro prossimamente. E, mi sono piaciute molto queste mascherine, queste con la vitamina C e queste alla centella asiatica. I kit sono composti da 5 maschere ciascuno e hanno un prezzo sui 10 euro circa, quindi un ottimo prezzo perché le maschere sono molto buone, hanno un bellissimo tessuto, aderisce perfettamente alla pelle.
contengono parecchio siero, sono ben imbevute e le ho trovate un po' simili come effetto, però comunque molto delicate e con un bel effetto luminoso. Ce ne sono diverse, le voglio pian piano provare tutte quante. Sicuramente le maschere in tessuto migliori provate quest'anno. Bene, miei cari, questi erano tutti i miei prodotti top del Beauty 2021. Mi raccomando, fatemi sapere quali sono stati i vostri preferiti di quest'anno. Non ho inserito i prodotti preferiti degli ultimissimi tempi, tipo ci saranno i preferiti di dicembre, non vi ho inserito quelli perché li ho scoperti da talmente poco. Non so ancora se saranno prodotti memorabili per l'anno e quindi se lo saranno li inserirò un altro anno. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un bel like, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. Io vi saluto. Vi mando un grandissimo bacio, vi faccio tantissimi auguri per un 2022 che spero sia splendido e speciale e se vi fa piacere noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!